sentito della portaerei della Arasaka che è ormeggiata a Night City? Si chiama Kujira, ovvero balena. La corporazione ha ritenuto che non fosse al sicuro in acque giapponesi. Temeva che dei... Bug. Ah, dimenticavo. Un runner che conosco ha qualcosa che ti farebbe comodo. Ti mando il contatto. Rendiamo grazie al padre dei cieli. E il nostro secondo ospite è Karina Lee, conduttrice del programma Chip In, che promuove l'uso di impianti. Allora, come va la tua vita, tesoro? Non mi lamento, zio. Grazie per l'invito. Ora... Le ultime due volte ho pagato per sistemarlo. Mi sa tanto di truffa. Sei imbarazzato. Ma l'amministratore mi sente. Ah, oh, sì. Wow, B, hai dormito un po'? Non importa, è ora di alzarsi. Credo di essermi preso qualcosa. Quando mi sono collegato al biomonitor di quella corporativa, non so, un eurovirus, no. Devo vedere Vic.
Lui mi dirà cosa mi sta devastando la testa e lo stomaco. Ok, ti ci porto io. Ho qui la tua auto. Mettiti la prima cosa che ti capita e raggiungimi giù. Sono Regina Jones. Se cerchi lavoro a Watson, chiamami. Come mi hai trovato? Come sai il mio nome? So dove prendere le mie informazioni. Potrei definirmi una collezionista. Ci sentiamo, B. Oggi è spazio! Porca puttana, esci! Oh, no, no, no. 14 non va bene. Oh, ehi, vi! Ci vanno un paio di round? Che ne dici? Ti piace il mio nuovo sacco da box? Appena preso a Tecno calci in culo. Ma sono curioso di vedere come se la cava contro V. Che ne dici? Andiamoci dentro. Leggero sui piedi. Muovi quella testa. Hai un bel pugno, campione. Hai mai pensato di guadagnarci? Potrei organizzarti un paio di incontri. Mi avevi parlato di alcuni incontri. Ti ho visto combattere sul ring. Hai buon istinto e riflessi veloci. Potresti fare carriera, specialmente con qualche impianto. Questi incontri, diciamo che non sono legali, ma sono molto proficui. Proficui per chi? Per te o per me? Per entrambi. Io prenderò una piccola percentuale del mio. Mi pare giusto. Come... Sali personalmente.
35, vuole il suo papino. Ora fa le fusa dopo ogni colpo. Fammi vedere. Grazie mille. D'accordo, vediamo cos'hai. Così mi piaci. Partecipazione alla parata dei carri d'asci. Ehi, attento! Vuoi divertirti un po'? Ascolta, Chum, tornatene da dove sei venuto. Bella giornata. Bella giornata, eh? Sì, ti hanno rapinato. Succede. Parlavi di una sorpresa. Ricordo bene o mi è andato in pappa il cervello? Direi tutte e due le cose, perché di solito dimentichi tutto. Beh, si dà il caso che forse ho trovato un lavoro da paura. Continua? Cioè, forse non è niente di che, ma è commissionato niente meno che da Dexter DeShawn. È solo il miglior fixer di tutta Night City, il Buddha nero dell'After. 130 kg di stile parzialmente placcato oro. Quindi com'è la storia? È di quelle in cui ne usciamo vivi? Il nostro signore Salvatore vuole dirti tutto di persona, a quattro occhi. Tutto tranquillo, ma l'intero affare è nelle tue mani ora. Perché devo andare io? Due T-Bug tirate a sorte senza di me. T-Bug e Dex si conoscono da tempo e anch'io l'ho già incontrato. Dex dice che vuole vedere te e fare due chiacchiere. Ascoltami, il lavoro è suo e le regole le detta lui. Che problema c'è se vuole conoscerti di persona? Non è così male come pensi, fidati. Mi sa che non ho scelte. Dex è il migliore nel mondo. Non proprio, no. È la solita storia. Sei nuovo in zona. E così sei su. Sì! Grazie a Dio. Ecco la tua macchina. Ieri l'ho portata da un amico a sistemare le ammaccature dell'ultima rimpatriata con gli scav. Grazie, Jack. Lo apprezzo.
Gela ha fatto un gran lavoro. L'ha rimessa a nuovo. Anche il motore. Ora vediamo. Muoviamo il culo o no? Vediamo come va questa bellezza. Sali. Prossima fermata. Bisturi? Ehi, ehi, vacci piano. Ho appena mangiato. Dovevo passare da me comunque. Ho un appuntamento con Misty. Ma non mi dire. È dolce, ah, quanto è dolce. Lei mi capisce davvero, sai? Voi! Credete davvero che coloro che hanno venduto quegli occhi del cane? Ciao, V. Il dottor Vector è pronto a riceverti. Ti aspetto qui. Io e Misty abbiamo un po' di cose da raccontarci. No, ha cambiato lavoro e se n'è andata da... Sembri contento? Perché lo sono, sempre. Vivo meglio.